disco che vi presentiamo, la Carrera 2007, una Porsche costruita nel 74, un'auto storica, no speed limit, prova per voi questo mezzo che da anni è ricercato dagli appassionati di auto storiche. Passiamo al motore, un 2,7 di cilindrata, un motore a sbalzo costruito con basamento in magnesio, le valvole in sodio e i cilindri in incasino. Fu la prima volta che la Porsche utilizzò questa tecnologia, che le permise di allargare l'alessaggio dei cilindri fino a 90 mm. Porsche iniziò questo progetto nel lontano 63, partendo da una cilindrata molto bassa, un motore da 2 litri aspirato. Con questo motore si arrivò ad una cilindrata di 3,6, cioè con il modello 964. Comunque Porsche, con i primi modelli della serie F e G, tirò fuori un modello tuttora perfetto. Oggigiorno non ci sono più macchine di questo genere, sia dal punto di vista del motore, capace di arrivare fino a 7000 giri, sia dal punto di vista della guidabilità, emozionante, ma al tempo stesso preclusa a pochi. Ci sono voluti 20 anni affinché Porsche con una GT3 sia riuscita ad inventare una carriera tipo RS. Qui è tutto dallo staff di No Speed Limit. Alle prossime prove. Ciao.